Ragazze, bentornate, buon anno, finalmente è tutto finito e si può ricominciare la vita normale. Allora, ieri sera ho riguardato, penso per la milionesima volta, il film Qualcosa è cambiato, quello con Jack Nicholson e Helen Hunt. A parte che Helen Hunt mi è sempre stata sul culo, non la sopporto, brutta, sempre quell'aria da vecchina che quando era tanto giovane, vabbè, antipatica. Invece lui, vabbè, mito, stupendo, meraviglioso. E io ora non così, ovviamente, ma mi ci riconosco tanto in lui. Ecco, io ho proprio dei tratti che gli assomigliano moltissimo a quest'uomo ossessivo. Allora, ho deciso di parlarvi di un aspetto di me che è fondamentale, devo dire, che è quello delle ossessioni. Ne ho moltissime, non è che... Però, io mi chiedo... Com'è possibile non avere ossessioni? Cioè, secondo me non è reale non avere ossessioni. Cioè, io ne ho tante, ma penso che come me siate molte. Ma non mi so spiegare una vita senza ossessioni. Cioè, chi non le ha, secondo me, non è normale, non sta bene. Dovrebbe andare in cura, a farsi vedere, a parlare con qualcuno che lo possa aiutare, perché le ossessioni aiutano a vivere meglio. Ora, non come Jack Nicholson, va bene, perché lui era arrivato veramente a un punto... patologico, dove la sua vita quotidiana cambiava a causa delle ossessioni. La mia non cambia, cioè non è che io... Allora, secondo me la patologia arriva quando tu sei costretto a soccombere alle tue ossessioni, perché non puoi mandare avanti la tua giornata quotidiana come vorresti, va bene? Quindi inizi a far tardi a lavorare, inizi a non poter uscire perché c'è paura di tutta una serie di cose. Ecco, io no, per cui le mie sono delle ossessioni sane, salubri, anzi, che aiutano, ecco, a vivere. Ne ho molte, ma non è che le posso dire tutte, perché poi si mescolano con i pensieri magici infantili, quei pensieri, sai, tipo, se io passo col rosso, se arrivo il semaforo diventa rosso, allora prenderò 30 all'esame, se invece diventa verde prenderò 21. Insomma, tutte queste serie di pensieri magici che non posso assolutamente rivelare, perché i miei funzionano, e quindi se io li rivelassi non funzionerebbero più. Però una cosa la posso rivelare di me: io ho un filo invisibile, che è tipo una ragnatela o filo di seta, che mi esce proprio dalla schiena, tra le scapole, proprio sulla colonna vertebrale, in mezzo alle scapole. Io ho un filo lunghissimo che non si spezza mai, non si può spezzare e non si vede, nessuno sa che c'è, solo io lo so. E niente, praticamente io ho questo filo e non mi ci posso arrotolare. Ecco, per cui ogni volta che io faccio che io giro di 180 gradi, non posso poi, per tornare alla posizione di partenza, fare un giro di 360, altrimenti, cioè, il filo mi si avvolticcia addosso, mi dà noia. Per cui se io mi giro di qua per ritornare, oddio, io non posso più stare di profilo, giro di qua per ritornare alla mia posizione originale, devo necessariamente rigirarmi di qua, in modo che il filo continui a essere sempre dritto dietro di me e non mi avvolticcioli. Per la strada ogni tanto sembro pazza, in effetti, perché faccio un giro, poi devo fare un altro giro, poi mi sono accorta che mi sono arrotolata, mi devo srotolare, per cui ogni tanto inizio a fare come delle piroette, che io però in realtà so fare molto bene senza farmene accorgere. E ogni tanto mio marito mi fa: c'è il filo? Ti sei rotolata? Perché lui lo sa, naturalmente. Però ecco, io vorrei dire, io ho conosciuto anche una persona, anzi conosco una persona, che lei ha, invece del filo, ha dei nastri che le escono dai gomiti, per cui tutte le volte che lei poggia i gomiti su un tavolo, vi faccio vedere, deve fare così e poggia, così e poggia, altrimenti questi nastri li si... accicciano un po', insomma, li si arrotolano sotto i gomiti, li danno noia. Ma ecco, allora io vorrei dire a tutte voi che avete questo tipo di disturbi: non sono disturbi, cioè sono cose reali. Chi vi dice che non ce l'ha, io non ci posso credere. Tutti questi disturbi sono riferibili
al terrore, alla paura e soprattutto alla paura di morire, che io presenti sono ossessionata dalla morte, abbastanza, ma insomma ormai lo so e me ne sono fatta una ragione, però è tutta la paura di fondamentalmente di essere in balia degli eventi, per cui anche questi pensieri magici, no, se passo col rosso, se arrivo prima che quello si giri, insomma tutta una serie di cose, di prove che uno si prefigge durante la giornata sono riferibili al non voler essere in balia degli eventi e del caso, ma cercare di comandare appunto gli eventi giornalieri e più grandi di noi. Io non posso, io, tutti noi non possiamo accettare, facciamo fatica a capire che in realtà siamo in balia di un enorme mare, tutti tranne io, di un enorme mare, e nessuno può comandare niente, va bene, non si possono indirizzare gli accadimenti a seconda del nostro piacere o desiderio. Io sì, però non è colpa mia, cioè se te vai da un psichiatra qualsiasi a parlare di pensieri magici infantili ti dirà questo e ti dirà di disabituarti a farli, perché tanto le cose vanno come devono andare, anche se te chiudi 8 volte la porta e 8 volte la riapri per 3 volte, va bene, per tutti ma non per me, cioè i miei pensieri magici infantili funzionano, ragazzi, io ci posso fare, proprio per questo che non ve li posso rivelare, ne ho moltissimi, cioè dalla mattina che mi sveglio fino alla sera che vado a letto, tanti tanti, ma io non inficio la mia vita perché ormai ci convivo benissimo e li so fare, per cui tutti voi che avete questi disturbi e pensate di essere matti, non siete matti, siete padroni della vostra vita e cercate giustamente di comandare il fato e il destino. Tutti quelli che non hanno questo tipo di pensieri magici, ossessioni o rituali da seguire durante il giorno, sono matti, dovrebbero farsi curare, dovrebbero andare a farsi vedere, c'è qualcosa che non va. Se uno non è ossessionato dalla paura di morire. Ecco, questo io era la mia invettiva di oggi, la mia disquisizione di oggi, chiusa la parentesi post natalizia, post feste. Questo è un video tutorial. Ah no, vi voglio dire una cosa, ecco, ho ricevuto, devo dire, molti bellissimi regali questo Natale da mio marito, dai miei genitori, dai miei suoceri, insomma veramente è stato un bellissimo Natale, sia perché prima di tutto siamo stati tutti insieme, a me mi piace tanto, anche mi piace lamentarmi che siamo tutti insieme, lamentarmi che si mangia troppo, beve, mangia, mangia, beve, però poi mi piace stare insieme, mangiare, bere, bere, rimangiare, per cui a me mi fa tanta gioia. E più appunto ho ricevuto dei bei regali, perché sono stati soprattutto regali pensati per me, proprio scelti apposta per me, ma io volevo dire, questo ve le devo proprio mostrare perché è stupendo, i due regali più belli che ho ricevuto sono il poncio fatto a mano dalla mia mamma, perché io sono pazza per i ponci, mi fanno impazzire, e lei mi ha fatto un poncio bellissimo che non mi levo più ora e asciugare, perché è già la 20ª volta che lo lavo e lo riasciugo, e il babbo, fra le innumerevoli attrezzature da lavoro, che mi ha fatto la fresatrice, come si chiama, non mi interessa, la torcia a butano per saldare, cioè una marea di roba fichissima, ha ritrovato e mi ha regalato questa, la mia prima opera, che neanche io mi ricordavo, devo dire, di aver fatto. Una volta che ero con la nonna, quella che faceva le icone, mi mise accanto al suo panchetto di lavoro, davanti alla sua lastra di pesce, e mi fece fare questo sorta di piccolo quadretto dove c'è scritto, non so se si legge, per babbo, con la tecnica dello sbalzo, sempre con i ciselli. Vedete, questo è il dietro e questo è il davanti. Il babbo l'aveva sempre, sempre conservato, ma non so quanti anni avrà avuto, 7, 8, 9, una roba così. Ecco, e questo mi piace tantissimo, è il mio primo lavoro col metallo, per cui è stato uno dei regali più belli che abbia ricevuto. Benissimo, detto questo, mi volevo un po' gasare, dare delle arie. Vi faccio un video tutorial molto semplice di cose basilari, perché comunque sono quelle da cui iniziare, le più importanti. Voglio farvi vedere due tipi di monachelle da fare, dirvi due cose sulle monachelle e due tipi di chiusura per, essenzialmente per collane, perché sono un po' grossotte per i braccialetti. Vabbè, comunque se volete farle per i braccialetti, ma a me non mi piace. Allora, praticamente le monachelle sono queste. Una è con la perlina. Ora io ne ho messa una verde in modo che si veda bene, ma ovviamente potete fare come vi pare. Poi ora non ce l'ho, tanto la facciamo insieme, una monachella normale, semplicissima. Poi faremo questa chiusura per collane e quest'altra chiusura qui a uncino.
Allora, iniziamo. Ora mi giro, però io ho questo problema della guancia cadente, per cui ogni volta che mi giro mi metto la mano. Allora, non mi sono preparata niente qui davanti a me, che non è che vada tanto bene, ma insomma faccio adesso. Allora, per fare le monachelle semplici occorre un filo. Ovviamente il filo io vi consiglio di usare assolutamente e soltanto Artistic Wire, perché questo è un Artistic Wire da un millimetro, anche se sul lucchetto c'è scritto un millimetro 0,2, vabbè, non importa. Comunque l'Artistic Wire è molto molto più duro e inalterabile rispetto a quegli altri fili di alluminio, Beads and Tricks, ma come si chiama? No, non me lo ricordo, insomma, Smith and Beads, una cosa così, o a quelli più comuni che si trovano in commercio. Questo è un po' più caro sicuramente, però io ne compro diversi rocchetti e li uso solo per le monachelle più o meno, perché queste reggono. Se lo prendete più spesso di un millimetro, naturalmente non vi entrerà nel buco dell'orecchio, per cui è inutile. Se lo prendete più fine non regge. Io vi consiglio di usare Artistic Wire da un millimetro, è la misura perfetta. Dunque, io ho tagliato all'incirca un 15 cm di filo, lo raddoppio più o meno, ovviamente. Aspettate che piego un po', se no non riesco a lavorare con le mani in aria. Lo taglio qui al centro, va bene? Ed ecco che ho ottenuto due pezzettini praticamente uguali. Li unisco e diciamo che do una ritagliatina, perché naturalmente da una parte c'è la punta e dall'altra no, per cui taglio con la parte piatta del tronchesino. Ecco, dopodiché prendo le mie pinze a punta tonda, ma si vede? Io non capisco niente. Le mie pinze a punta tonda, prendo più o meno, non tanto, perché naturalmente le pinze a punta tonda faranno da mandrino, per cui noi vogliamo il ricciolino non troppo gigantesco, per cui non andrò qua ad avvolgere, ma più o meno a metà, anche un po' meno di metà, avvolgo. E viene questo, mi è venuto anche troppo grande, ma insomma non importa. Dopodiché prendo un altro oggetto che può fare da mandrino, io uso questo pennarello perché secondo me c'è uno spessore giusto, e cercando di lavorarle insieme in modo che vengano esattamente uguali, con l'occhiello verso l'alto, io giro quasi subito sopra l'occhiello, giro le mie due monachelle. Ora è difficile farlo così a favore di camera, ma insomma, le giro sul mio mandrino, poi me le accomodo un pochino, ed ecco che vengono due monachelle uguali. Naturalmente adesso si stringono, una di qua, una di là, le tagliamo all'altezza che vogliamo, per cui se le vogliamo le monachelle lunghe, col dietro lungo, col dietro corto, sempre lavorandole in coppia. Potete anche non lavorarle in coppia, ma così avrete la certezza che vengono proprio uguali. Io le faccio più o meno così, ok? Bene, dopodiché gli do quasi, diciamo, mezzo centimetro sopra la fine, una piccola piegatina, ed ecco le mie monachelle sono pronte. Naturalmente dovete assolutamente ricordarvi, ecco, di passare la fine della monachella su un pezzettino di carta vetrata, altrimenti vi grafferà l'orecchio. Basta poco, una carta vetrata a grana fine, mi raccomando, non grossa. Ecco, vedete? E le nostre monachelle sono pronte per essere usate. Io dico che chi fa la tecnica wire è bene che si faccia le cose da solo. Io detesto quelle macchinette tipo il quella specie di tavoletta con tutti i chiodini, che fra l'altro ho comprato anch'io, ma vengono delle robe fatte in serie, sembra proprio, e poi uno non impara più a farle a mano, non si perde la manualità e la maestria, per cui mi piace poco. Allora, adesso vi faccio vedere invece un altro tipo di monachella. Ora non trovo più la pernina, aspettate un secondino. Va bene, facciamola questa qui azzurra, insomma tipo bianchina.
Questa volta io taglio un pezzettino un pochino più grande, no? Un 16-17 cm, perché io preferisco sempre avere un pezzettino in più che uno in meno, perché se no poi il lavoro si butta. Si fa come per l'altra, si piega a metà, anche senza che sia la metà esatta ovviamente, si taglia, si ritaglia per levare la punta, si fa il solito giro, che è quello dove andrà a incastrarsi la creazione, no? L'anellino, la creazione stessa. Queste qui si lavorano anche da sole, perché una volta messa la perlina vedrete che è tutto più semplice. Allora, io vado a infilare la mia perlina nel filo. Naturalmente deve essere una perlina abbastanza piccola, questa è da 6 mi pare, perché dopo se no risulterà sproporzionata rispetto all'orecchino. E poi assicuratevi che si infili nel vostro filo da 1. Infilo, adesso prendo le pinze. Dove le avrò buttate? Io una cosa che perdo sempre sono le pinze, le perdo e non so più dove sono. Va bene, ora le ho perse e non importa, userò queste altre. In teoria prendo le pinze a punta curva, quelle così. Adesso ho quelle a punta tonda perché non le trovo più. Per cui io giro il mio filo dall'attaccatura della perlina in avanti verso l'anellino, ok? Così. Vado proprio qui dove arriva la perla e vado in avanti a piegare appena, cosa sarà, 45 gradi più o meno. Ragazzi, non vi fidate mai di me, di quello che vi dico di geometria e matematica. E comunque io penso, insomma, un po' più grande di 90 gradi, ancora un pochino in modo che la perla non venga via e non si muova. Ecco, e di nuovo col mio pseudo mandrino, che è questa specie di questo pennarello, vado a rigirare la mia monachella, che a questo punto poi dopo naturalmente la riassesto un pochino con le mani. È venuta così, vedete? Vi dicevo che è semplice, perché poi dopo, quando andrete a fare la seconda monachella, infilate la stessa perlina e quindi avete la stessa misura dell'incurvatura, perché andrete sempre a prendere la parte appena appena sopra la perlina, girate e curvate. Ecco, vedete com'è bellina anche questa? Giratela un pochino con la mano, si taglia e naturalmente anche questa si passa sulla carta vetrata. Ricordatevi che quando comprate la carta vetrata, più è alto il numero sull'etichetta, più la grana è fine. Più è basso il numero dell'etichetta, più la grana è grossissima. Va bene? Per cui 100, 120 è una grana molto fine, 80, 60 sono molto grosse. E ecco qui la nostra monachella con perlina. Questa perlina è anche troppo grossa, insomma, ora comunque avevo questa. Vanno bene quelle da 4 più o meno, almeno per me, insomma, se no diventa troppo grosso. Adesso andiamo a fare... Vedete, come vedete, queste sono tutte cose molto semplici, che però io consiglio di fare, perché non state a comprarvi le monachelle, ma voi che fate il wire, ma cosa vi comprate le monachelle a fare? Fatevele, è semplicissimo, è divertente, ve le fate come vi pare, oltretutto costano tantissimo, anche queste chiusure, fatevele. Poi, voglio dire, se ce n'è una particolare che vi piace, va bene, io ho un lucernario sul quale vengono i piccioni e fanno tutto rumore con gli unghielli, che è orribile. Adesso vi insegno a fare questa chiusura qui a S, ok? Prendo un filo da 2 mm, questa volta va bene anche quello normale, insomma, quello non deve necessariamente essere l'artistic wire, anche perché l'artistic wire da 2 è praticamente quasi impossibile da lavorare, è bellissimo, super resistente, però veramente non si presta a queste cose, si presta magari alle collane rigide, a braccialetti rigidi, ma non può essere modellato in questo modo, perché è veramente duro. Allora, prendo un rocchetto, lo lavoro sul rocchetto intero in modo da non avere troppi sprechi, perché questo è molto semplice. Allora, faccio un primo giro senza segnare, io non capisco se si vede, un primo giro cercando di farlo il più stretto possibile, Dopodiché uso sempre le mie pinze a punta tonda come mandrino,
E faccio un bel giro così. Vado davanti all'occhiellino iniziale e rifaccio un giro nel senso opposto, così. Vedete? È giro, giù, su, giù, e adesso taglio, taglio lasciando un pezzettino tale da poter rifare anche dall'altra parte un occhiellino. Più o meno così, più o meno così, poi insomma vedete voi a vostro gusto, vi devo dire. Per cui di nuovo prendo senza strizzare troppo, perché sennò veramente si segna subito il filo, e vado a fare il mio occhiellino, unisco, e ecco qui. Adesso naturalmente questo pezzettino va martellato, ora io non sto a farlo perché sono già passati 20 minuti, va martellato bene, dopo che l'abbiamo martellato va un pochino riassemblato, perché come sapete ormai si aprono un pochino gli anellini, per cui insomma gli occhielli, per cui va un pochino risistemato, e ci attaccate da una parte, ci attaccate la catenina, la collana, il cordone, quello che vi pare, e dall'altra dovete metterci l'anello. L'anello, mi raccomando, che andrete a metterci, dovete essere sicure che passi dall'occhiello, vedete? Questo passa, perché è grande, è più grande. Se ci mettete questo altro anellino, che infatti sarebbe l'anellino della collana, non passa perché è piccolo, eh? Assicuratevi che passi. E questo regge perfettamente e è facilissimo da far da soli. Quest'altro pezzetto, quest'altra chiusura, io consiglio di farla in artistic wire da uno sempre, perché questa non la si può martellare perché è lavorata a filo doppio, o comunque sì, si può martellarla, ma insomma non schiacciarla proprio come questa, per cui questo regge di più. Allora io prendo un pezzettino di artistic wire, un 15 cm sempre, non lo so ragazze, io ma che ne so, ora le misure, quanto, non lo so, ovvia. Lo piego a metà. Io vorrei sapere dove ho messo le mie pinze. E se non le trovo, Eccole, ce l'avevo qui sulle gambe. Comunque, con le pinze a punta di plastica, schiacciamo bene, dobbiamo unirlo proprio alla perfezione. Adesso usiamo quelle a punta curva, cercando naturalmente di non rovinare il filo, benché l'artistic wire è difficile che si rovini, ecco. Vedete? I due capi devono essere proprio molto molto attaccati. Con le cerchiamo di raddrizzare il più possibile. Facciamo gli uguali, ecco, e abbiamo questo, va bene? Semplicissima barrettina. Con le pinze a punta tonda andiamo, diciamo, non so quanto la volete grande, ma insomma, così più o meno, andiamo a girare, anche un po' meno, a girare in avanti il nostro filo lavorato doppio. Ed ecco che viene una sorta di cappietto. Adesso dobbiamo lavorare la congiunzione dei due fili. Prendiamo le nostre punte a punta tonda nella parte finale, insomma iniziale, non lo so. Oddio, come faccio a farvelo vedere così? E prendiamo qua e diamo una giratina. Ecco, e uniamo bene. Ed ecco che la nostra, poi naturalmente andremo a unire ancora meglio, ma intanto lavoriamo. La nostra testa della chiusura. Dopodiché, sempre con le pinze a punta tonda, andiamo qua sotto alla distanza che volete voi, facciamo un bell'occhiellino, vedete? E adesso, come farò a farvelo vedere all'incontrario, non lo so, giriamo i due fili, uno da una parte, uno dall'altra. Ora io sto facendo questo lavoro al contrario, per cui non mi verrà benissimo, ma uno di qua e uno di qua, così, in modo da formare questo. Allora, questo qua lo giro per avvolticciolarlo da questa parte, quest'altro, cosa difficile farvelo vedere, dalla parte opposta, ecco, e abbiamo avvolticciolato così.
vedete? Adesso basta che io tagli con le parti sempre piatte delle tronchesine il filo in eccesso. Cercate di tagliarlo in modo intelligente che non dia noia, ecco. Vado a schiacciare sempre le solite punte che se no rimangono ritte e possono bucare. Ecco, adesso sistemo bene la chiusura, gli do una martellatina se ho voglia, insomma. Qui andremo a posizionare ovviamente l'anellino della collana, il cordoncino, la catena, quello che volete, e qui da quest'altra parte ci sarà l'anello su cui agganciare la nostra bella chiusura. Ecco, questo è il tutorial che io vi volevo far vedere, perché di monachelle me l'avete chiesto in tanti, come si facevano, e di chiusure, perché io vorrei che insomma a chi piace questa tecnica wire imparasse a fare anche queste cose più semplici da sole senza spendere soldi inutili. Guardate gli orecchini bellissimi, questi fanno parte della collezione, nuova collection Spring Summer primavera estate 2017, bellini questi, va bene. Con questi tutorial io vi lascio. Spero per la prossima volta, ci vediamo, di essere dimagrita almeno 40 kg rispetto ai 60 che ho preso in queste vacanze natalizie. Vi saluto tantissimo, vi ringrazio per tutti i commenti carini che mi scrivete e per tutti, ringrazio tutti i nuovi iscritti al mio canale, e ci vediamo presto. Ciao, ciao ragazze!